Grand Theft Auto 4 con il vostro Ivan Marshall, Nico che è pensieroso e mi squilla il telefono mentre faccio la presentazione. Ciao, sono ancora irritato da quel figlio di Dimitri, ma se manco lo conosci. Ah sì, lo conosci. Hai dimostrato un'abilità alla guida senza pari, sì, per portare io e tu via da lì, io e tu, no, me e te, io e tu. Vabbè, la grammatica, questa sconosciuta. Stai in guardia. Pace, legge. Ok, stavo dicendo. Ecco, un salto. Fanne un altro. Fai una giravolta. Falla un'altra volta. Allora, aspetta, visto che ci siamo, volevo vedere se c'è gli occhiali da sole. Vi ricordate gli occhiali da sole che non ce l'avevo più? Forse ce l'ho. Eccoli qua. Li avevo lasciati a casa, ecco perché non ce l'avevo. Allora, usciamo, ragazzi. Siamo al sesto episodio. Eccoci qua. Continuiamo la nostra avventura con il nostro caro Nico Bellic. Ci hanno distrutto, ci hanno bruciato la casa, insomma, quello che è. Ci hanno bruciato tutto, la casa. La. Chi è questo? Chi è? Chi è? Stai calmo, che è successo? Sì. Sì, ma a me piacciono le donne. Hai capito? Ti devi spaventare! Oh. Oh, non si spaventa! Ehi! Stai calmo! Hai capito? Bravo! Vedo che ci siamo capiti! Siamo capiti! Ti devi spaventare! Un pollo! Ok. Allora, quindi stavo dicendo, cioè, la nostra vita è andata in fumo, letteralmente. Che faceva schifo come vita, in effetti. Allora, siamo arrivati qua da Mallory. C'è una M, credo sia di Mallory o di qualcun altro che, la cui iniziale, cui nome comincia con la M, che non è mamma, che mia mamma sta dormendo in questo momento. Quindi siamo. Ah, guarda un po' chi mi chiama, Dottor House. Sentiamo. Nico Bellic? Sì. We did not find your body with the others in the Eh no, warehouse. vuol dire che sono ancora Mr. vivo. Bulgarin and I were very disappointed. I was loyal Permette to siete you, scappati come Dimitri. conigli. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who have so many enemies. You robbed Bulgarin, you killed Mikhail. You know no more of loyalty E che than me I do. frega me. You know why I killed Faustin? It was not my choice. I will Infatti. find you, Nico. I have burnt you and your cousin out of Hove Beach. I will Sì. smoke you out of any other hiding place you have in this city. See you soon, Nico. Eh beh, io se me ne vado, come vai a trovarmi? Cambio città. Comunque, ci hanno distrutto tutto, ragazzi. Eccoci qua. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento. Ditemi cosa ne pensate di questo gioco. Escuela of the Streets. Mezzo spagnolito. Ehi, This is the one, attenzione. man. We're gonna get a really nice shot of them. It's gonna be Supermercato delle beautiful. femmine. I mean, you caught them, didn't you? Femmine vecchie, No, but we insomma, wanna make sure vabbè. that we see them. Okay. Okay, well, Forza, once ragazzi. you just Chi è go in, man. questo? Yeah, well, just keep looking at me, but stand over there, Chi okay? è? You C'è il being me? Yes, cameraman. very cool. Forza, ragazzi. Okay, Ah, c'è anche beautiful, Mallory. beautiful. All right, you ready for this? Yes, I Sì, am. Turn this way, siamo please. pronti. Turn this way. Five, yeah. six, Looking at Mallory. seven, Hey, eight. hey. Good, good, good. Right over Oi, here. Let me see you oi, work. oi, oi. This way. Yes, good, good, perfect. Cool, cool, So cool. è How la do I look, scuola di man? ballo, You look cos'è? good. Do I look gang? No, not at all. No, It's no, no, very no, manly ti kind of preoccupare. dance. Okay, so here we go then. Sì, Yeah, guarda see? come ci It's the danno dentro. streets, man. Anche la Look, people vecchietta. gotta understand the struggles. For real, you know what I'm saying? Sì. They gotta understand the struggles. Yeah. Sì, anche la cicciona sarà. Oh, hey, Nico! Ciao. This is my boyfriend's cousin, the guy I was telling you about, Nico. Sì. How's my Roman doing anyway? Come sta? Insomma, just lost his home and his è andata la cicciona lì business, dietro, and now his price on his head. come si dà da Look, fare. Insomma, I sembra love un his palo. non si optimism. muove So, proprio. Nico, this is Manny. Ah, We grew Manny. up together. Quello dell'era What's glaciale. up, man? È lui, Streets, Manny man. dell'era glaciale. This is the Hi, hi. guy I told you about who beat up all those thugs in Broca. Yeah, great. Listen, Sì. now, would you give us a little space, All please? right, all Thanks. right. Okay, yeah, great. Che So, succede? you know, streets take no prisoners, right? Oh, siamo But, in primo you know, piano, con gli kids occhiali da need hope. sole. You know what I'm saying? Non Not voglio really. farmi Yeah, well, riprendere. you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs, you know what I'm saying? Okay, and Yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, Sì. right here. Turn around, man, right here. No, Here, no, non Manny voglio farmi Esquilla vedere. is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets Yeah, of Boan. turn that off. These street Prendi criminals sta are cosa. trying to reform their Sta neighborhood. arrabbiando. Hey, Oh, Dimitri, no, relax. stufo! Hey, Hai stop! capito? Sono stufo! Yeah! Si è rotto. Manny!
sorry. Vabbè, non fa niente, non preoccupare. Ci sono i telefonini oggi. Grazie. Chi ha staccato la musica? Che DJ non c'è? What are you saying? We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want to know what's me, telecamera per togliere, sempre la pistola. O le manette. Per togliere gli spacciatori dalla strada. Please, look, I got money. I got money. Sì, in which case allora? You got help. Good, all right. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's not good? Just don't even... No, mi pare che gli è morta la fidanzata, sta telecamera, mia moglie telecamera, come facciamo i nostri figli, povere videocassette, come faranno senza la loro mamma? Ci serve una macchina, ce l'ho, e stavolta è mia, non la sto rubando, cioè l'ho rubata prima e poi è diventata mia. Dove andiamo? Ah, questo tizio è una specie di agente segreto, insomma, ridotto male. Manny dell'era glaciale si è messo a fare agente segreto, insomma, il paladino della giustizia. Senti, l'ultima volta che una persona ha detto quella ragazza mi piace, adoro quella ragazza, è morto, quindi lascia stare Mallory. Ecco, lasciate stare Mallory, è impegnata. E comunque dopo Roman può andare con me a letto, non con voi, quindi eventualmente ci sono prima io. Cos'è? Manny's close to everyone who grew up in the streets of South Bohan, man. Chi è sto gnara gnara qui? Sure. Ah, lo spacciatore. We got to follow him to them other leeches, man. They be okay. Sucking the damn life out of the streets. Oh, che è successo? Ah, scusa, mi sono distratto. Mi sono distratto, scusa. Allora, abbiamo seguito lo spacciatore che ci porta dagli altri spacciatori. Dobbiamo seguire lo spacciatore che ci porta dai suoi amici spacciatorini. Però dobbiamo stargli non troppo vicino. Ma scusa, ci siamo solo noi dietro di lui. Come fanno a insospettirsi? Anche se siamo lontani. Non vede che è due ore che lo seguiamo. Anche a San Andreas c'erano questo tipo di missioni, di pedinare. Vi ricordate? C'era la missione a San Fierro, quello che prendeva il treno. Dovevamo inseguirlo per tutto lo stato fino a quando scendeva dal treno e poi ucciderlo. Vi ricordate? Allora, vediamo dove ci porta questo. Ragazzi. Sì, va bene, sto indietro. Niente, basta mi avvicino di un millimetro. Se no guidi tu. Mi accosto, guidi tu. Accosto. Oh. Non è quello che frena ogni 2-3. Sembra Ciccina come guida. Che ogni 2-3 frena, fa 30 all'ora. Che ci posso fare io? Ciccina sembra che sta guidando. Ah. Ciao Ciccina, comunque, saluto Ciccina. Andare come i nonni, guarda, poi sono patente oggi. Che devo fare? Scuola guida. Allora, c'è il piano, no, così troppo, no, freni, no, attenzione, no, è piano, no, attenzione, no, sinistra, 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 no, signorina, dove sta andando? Zina, no, attenzione, retromarcia, ma quella è retromarcia, attenzione. Non si suona al semaforo. Non si, vedi, sembra la scuola guida. Guardati bene, non si suona al semaforo. Quando arriviamo, che mi sta prendendo la... Che noia. Questa canzone delle banane mi mettono. Banana Joe mi mettono come canzone. Allora, siamo arrivati o no? Ma se si è fermato al semaforo, io ero dietro l'angolo, come riuscivo a vederlo? Ah, oh, mi sto veramente, ora ti ammazzo. Manny dell'era glaciale, mi sta rompendo le scatole. Ecco il cavolo. Non si ferma mai questo. Oh, finalmente. Finalmente. Follow him into that warehouse and get rid of the dealers. Sì. Dobbiamo seguirlo? I thought you were going to clean up the streets. Hey, the message is what's important, man.
It don't matter who gives it. I, for one, ain't in this shit for the ego trip. You taking my money, aren't you? Be my voice. I'm gonna go back and get Jay. Va a recuperare Jay. Si prende pure la mia macchina. Sì, ma poi riportamela. Allora, io lo devo prendere. Nel frattempo chiama il cameraman. Allora, un'altra operazione di Miami Super Cops. La porta è chiusa. Permesso. Ah no, la porta è chiusa. La porta è chiusa. Ma non è quella serratura. Chi è che mi spara? Ah, no, niente, la polizia. Fermi. Miami Super Cops. Mani in alto. Apri sta porta. Aia. Non è sta porta che si chiude sempre. Non avresti dovuto alzarti. Neanche tu. Vedete, devo sparare anche alla porta, così non vedo niente. Sta lì aperta, cavolo di porta. Accidenti. Oh, sta andando a fuoco tutto, che è lì? Sta uscendo del fuoco, una gran fiammata ha fatto lì. Ha scoppiato tutto. Ah no, non scoppia. Non scoppia, mannaggia. Ha fatto una gran fiammata. Oh, è rotto. Ah. Avanti. È stato un piacere. Coca-Cola. È pieno di bottiglie di Coca-Cola. Che bella mira che ci avete tutti quanti. Che facciamo? Esci? Esci o no? Hai visto se è uscito? Allora, ce n'è un altro qui. È proprio qui. Esci la testa. Esci la testa. Morto. Ah! Dove è andato quel demente? È scappato. Oh, è chiuso. Ah, non devo uscire di qua. Chi è? Chi è che parla? Sei tu. Non sei morto. Boh, parlano pure i morti. Vabbè, dovevo uscire da qua comunque. Ok, quindi abbiamo ripulito le strade, come dice Manny dell'era glaciale. Ora arriva lui e fa tutto il figo. Guardate che abbiamo fatto! Li abbiamo uccisi tutti. Eccolo qua. Sì, che non ha fatto niente però. Vabbè. Ha ancora questa telecamera. Ok. Walk out of there just one more time. We need to get the shot just right. Oh, yeah. Yeah, that's a good idea. I can put my foot through your face if you like. I don't mind doing that again and again till I get it right. Easy, Nico. Hey, did it look good? Huh? Was it a good mixture of that sadness and resolve? You looked great. Great, yeah. Let's do it. Okay, from the top? Yeah, right here. Yeah, ancora. Non voglio essere ripreso. More senseless death than the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Many. Sì, Manny è scuola dell'era glaciale. Cioè, questo si chiama Manny scuola. Che scuola, in spagnolo vuol dire scuola. Quindi, inizia che sei colto. Eh sì. Taxi? Esattamente, ma lo devo guidare. Tu fai il passeggero, facciamo un gioco. Allora, dove andiamo? Andiamo da Brusi, perché ve l'ho detto, facciamo una missione l'uno. Dove dobbiamo andare? Mettiamo la spunta qui su Brusi. Su Brucie. Andiamo da Brucie. Allora, ci ha chiamato prima Dimitri, nostro caro dottor House dei poveri. Ci ha chiamato e ci ha detto che ci sta cercando, che ci troverà. Non è che ci siamo allontanati di molto, in effetti. Ci siamo allontanati di molto, di qualche chilometro. Non è difficile trovarci. Vabbè ragazzi, andiamo da Brucie. Andiamo da Brucie. Al dopato. E niente ragazzi, siamo qua. Al solito cerchiamo di non pagare il pedaggio, vediamo se ci riesco stavolta.
Prima no, perché avevo la macchina troppo bassa. Eccolo qua, ora sì che ci riesco. No, non ci riesco. Mannaggia la miseria. Un'altra volta sono caduto sotto. Sì, io sono messo piegato in due, però vabbè, parliamo. Che devi dirmi? Oh, che è successo? Si è bloccata la telefonata. Che mi devi dire? Dobbiamo parlare, quindi? Boh, si è glitchato Brucey. Brucey si è glitchato. È la 30ª volta che io mi piego, cado e la macchina rimane piegata così. La 30ª volta. Non la prima, la 30ª. Ogni volta che faccio un volo mi ritrovo così. A 45 gradi. Ah, ci sono delle macchine, ma quelle sono scarse. Mi serve un'altra auto. Velocemente. Tipo quella. Fermo! No, è andato più veloce, non si è fermato. Ah, me ne prendo uno dal parcheggio. Ah, prendiamone uno dal parcheggio. Mi ha chiamato Brucey. Nico, dobbiamo parlare seriamente. E poi si è glitchato. Che è un altro piccione. È morto così. Fermo! Ti sei fermato, bravo. No, fermati. Grazie. Fermati! Oh! Ho ucciso il passeggero. Questo è morto. Vabbè, si è fermato lui. Va bene lo stesso. Che non l'ho ucciso io, tra l'altro. Mi dispiace, amico. Per una volta non sono stato io. Arrivederci. Ok, stavo dicendo, sono caduto. Ogni volta che non voglio pagare il pedaggio, il gioco mi punisce, mi fa cadere e mi fa glitchare. Praticamente. Siccome sa il gioco che non voglio pagare il pedaggio, e sa che è sbagliato non pagare il pedaggio, e lo so che è sbagliato, io lo pago sempre il pedaggio. L'ho detto già, ho il telepass. Non è che non pago, perché non mi fermo a dare il soldino al signorino che lavora lì. Tra l'altro salutiamo tutti gli impiegati, i lavoratori dei caselli. Ciao a tutti. Io non è che non voglio pagare. È che così. Basta, uso il telepass. Dove si sale qua? Mi sono perso. Dove si sale? Ah, da là. Affondo se cado qua dentro. No, ok, meno male. No, non affondare! Sono un bel. Si sale di qua. Allora ragazzi, stavamo andando da Brucey, poi c'è stato un piccolo imprevisto. Piccolo imprevisto, cioè volevo saltare il pedaggio, sono caduto di sotto, è già successo. Vi ricordate col camion, la bomba lì, siamo saltati in mille pezzi, in aria mille pezzi. No, sono caduto pure dietro, non ho concluso niente. Non voglio pagare il pedaggio. Aspetta, dall'altra parte. Se ce l'hai con i pedaggi, sei proprio fissato che non puoi pagare il pedaggio. Sì, sono fissato, non voglio pagare il pedaggio. Perché è un furto, c'è la crisi, guarda. Vediamo se ce la facciamo stavolta. Guarda, guarda. Ma non è possibile, ma perché rimango piegato ogni volta? Santa pazienza. Ogni macchina che prendo. Fermo. E la rubo qua, pazienza, mi ricercano. Non me ne frega niente se la polizia mi ricerca. Ah no, non mi hanno ricercato. E allora ciao, vedo che mi insegui, non mi prenderai mai. Non mi prendi, non mi prendi, ciao. Prenditi la mia, che è rimasta lì. Riesci a smuoverla. E poi è uguale a questa, quindi non ti lamentare. Solo che la mia è verde, verde speranza. Prendi quella che ti porta bene. Domani vinci alla lotteria. Allora, ragazzi, vi lascio qui in alto il link per i video di Tomb Raider Definitive Edition. Ve l'ho già detto, ve lo ripeto. Guardate i video di me e Dave. Tomb Raider Definitive Edition su PS4, guardateli, vi lascio il link adesso, quindi potete cliccarci sopra, il link con la playlist, guardate i video, commentate, iscrivetevi al canale, è lo stesso, sempre questo, Ivan Marshall, il mio canale, e un'altra playlist. Ok, siamo arrivati, levati, siamo arrivati da Brucey, attento che ti bruci, questa era squallida. Però non fa niente. Prova a chiamare Michelle l'altra volta, cioè prima. Era l'una e mezza, stava dormendo. Già, l'una e mezza dorme, io mi addormento alle 2:30. E mi sveglio alle 9 del mattino e non ho sonno. Quindi, siete scarsi. Michelle, siete scarsi. Ah certo, ho capito perché è stanca. Ogni volta che va a mangiare è zucca tutto. Così. Come l'altra volta con Nico. Quindi, giustamente si è stancato. Non voglio essere volgare, siamo arrivati. Out of the closet.
Che fa? Gli addominali, ma sempre che si allena. Due dementi e un computer. Sì, 60. L'altra volta 40, oggi 60. Che sta guardando? Cos'è zozze, Roman? Che vuoi? Colpiscimi. Ti colpisco? Vai. Tutto a posto? Non funziona. Come on, what's wrong with you? Non funziona. Ok, who is she? That's the thing. It's a guy. Fuck you. Ecco, mi piacciono le donne. Listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Revis, owes me a lot of money. E allora? The dick won't pay. Instead he said he's gonna have me kill that bitch. Hi-ya! Che fa? Ma questo è un... Oh, minchia questo. Guarda là. For real. Che ha combinato. Now listen. Deficiente. NB. This guy isn't si è aperto la testa contro il muro. Serious cock out. Oh, che so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So I'm just doing your profile. All right, let's see. Ah, ho capito. Quindi? I am a vulnerable faccia la deficiente che Roman. To be held by big strong arms? Yeah. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nicky. Che dobbiamo fare? I need you. Sì. Vuoi i 4 punti sulla testa? Ok. Quando dice ti pagherò, Roman, lui accetta. Cousin, you're a dick. Infatti. Chi è? Nicky! Questo è demente. Ma da, cuciti la fronte, va. Fino ad arrivare 4 punti almeno. Che ti esce il cervello di fuori, sempre se ce l'hai. Secondo me no. Vai all'internet caffè un'altra volta, da quella lì bionda. Ci siamo andati l'altra volta. Vi ricordate? Ci siamo andati ad attivare il profilo. Hey, my car, your sister. Allora. Dobbiamo andare all'internet caffè e uscire con un tizio. Quindi. Dobbiamo uscire con un tizio, un appuntamento al buio con un tizio, che tra l'altro è il cugino del nostro caro Lyle Rivas, quello di prima, la scimmia che faceva la pipì invisibile, quello lì. Quindi gli abbiamo rubato la vita, perché abbiamo ucciso, rubato la macchina, e adesso gli dobbiamo rubare pure il cugino a Lyle Rivas, hai capito? Poverazzo, cioè è morto ma non riposa in pace sto Rivas, cioè, proprio tutti a me me le stanno facendo. Sti cassonetti, ho detto che di qua li dovete levare. È già la seconda volta. Alright, man. I'm at the internet cafe. Che facciamo? The website is Love Meat. Go to it, bro. Love the Meat. Guy you want to date with is French Dom. That's his screen name. You heard animal, man. Sì. Eat him alive, okay? Sbranalo. Sì. Salve, la signorina. Che fa, non mi saluti. Oh. Ah, no, scusi, sbagliato. Buongiorno. Oh, aiuto! Che fa? Ma che sta? Aiuto! Signora! Oh, hai capito questa? Non si spaventa! Basta, devo lavorare. Ci riprendiamo e ci picchiamo dopo. Mezzo, gli ho puntato la pistola e mi ha attaccato lo stesso. Alla faccia. Teresa Thomas, fotine, farmaci, mollis, pene, erezione, festa. Boh, festa. Compra i nostri farmaci. Your medican doc... Mamma mia. Un colpo mi è venuto. Dottor Baldomero Rodriguez Garcia. Bienvenidos. C'è mezzo spagnolo, mezzo inglese il sito. Are you being shafted by your retirement plan? Maybe you have not medical insurance? Vabbè, basta, sono scocciato. Andiamo avanti. Roman, Michelle. Dovresti chiamare quella Michelle. So che le piaci e hai bisogno di un po' d'azione. È una bella... già l'ho avuta l'azione. È vecchia sti mail. Ti sei perso un po' di puntate. Si è zucata tutto. Ti faccio un riassunto. Che bello vederti online. Già mi rompi i gabbasisi di persona, pure online. I belli che faranno vedere a tutti cosa sono capaci. Sei. Sei. Questi due dei nostri padri dovrebbero vederci ora. Belli, siamo due in una fogna. Sì, come no. Stanno meglio loro sottoterra di noi, guarda. Ce l'abbiamo fatta. Sì, questa paese è una manna del cielo, sì. Una manna dal cielo. Ha rubato l'istituto di Abruzzi, infatti. Si è fatto di geneticamente differente. Guardate, sottolineo. 2000 flessioni. Ti chiami Bruce Lee? Falle sui suoi mignoli come Bruce Lee. Vediamo se ne fai 200. Ma per favore, va. Infatti, chi è questo? Ossan, chi è? Come te la passi? Sì, voglio rimanere qua. Come sta tuo cugino? Male. Io sono rimasto. Dove?
Ah, è rimasto al paese, era uno degli amici questo. Hai saputo il povero capitano Findus? Sì, è... Capitan Findus purtroppo è sempre sulla nave con i ragazzini che gli fai così, i bastoncini. Vabbè. Sì, sì, fammi sapere, ciao. Sono rimasto, fammi sapere quando torno in città. Miliga Bellic, mi manchi. Chi è questa? Moj Dragicine. Nadam Sedaldis Dobroi, Darz Rueken Americi. Spero che questa mail ti arriva e che tu rispondi, mi manchi. Ah, la sorella, ah, una sorella. La sorella di... Tovoi Avoline Magica. Grazie. Ah, la mamma. Cara mamma. Hanno cercato di uccidermi. Ho rubato macchine della polizia. Mi sono zucata Michelle. Mi sono zucato Michelle. E faccio tante belle cose. È stato un piacere non venire a trovarmi perché non è una bella cosa quello che vedi. Ce n'è ancora? Bruce Gibbons. Ah, vuole che gli prendiamo una macchina, però non... è una missione secondaria. Ok, lo facciamo poi allora. Andiamo sull'Off-Meet. Dobbiamo cercare un uomo, perché è un uomo. French Tom. Tom il francese. Eccolo qui. Faccia da Tom, infatti. Lavora. Vive a Broker, fa il gigolò. È omosessuale. Figo. Corpo duro figo. Insomma. Ti è stato ridotto di me quando se avremo un appuntamento. Se ti rispondo, adorerai ciò che vedrai, te lo assicuro. Sicuramente. È probabile che tu sia un vecchio ciccione disperato che probabilmente si è mangiato tanto Burger Shot. Mi sei indovinato, è proprio Roman. L'identikit. Se sei davvero così, il francesino non può che dirti bon voyage. Mi piacciono i soldi e i muscoli ben definiti. Ah, ecco perché vuole Brucey. Ora si spiega. Gli ho chiesto un appuntamento. Ah, ci sono anch'io, tra l'altro. Aspettate. Ci sono anch'io, ho visto Nico Bellic, 30 anni, Sweet Bellic, pieno di soldi. Ma non è vero! Ma neanche questo è vero. Ah sì, è l'annuncio che ha scritto Roman. Ma cos'è da pazzi. Vabbè. E donne, vabbè. Questa la chiederò appuntamento a lei. Licking Good, sicuramente lei è la prima a cui chiedo di uscire. From Russia with Love, un'altra russa. Ok, fine della missione. Oh, ancora questa! Oh, basta! Oh, ma che... Aiuto! Ma... ti do a coltellare. Basta! Basta! E la gente continua... Guarda questi qua, continuano a bere il caffè tranquillamente, le signorine. È morta l'impiegata. Non lo so, potevamo fare coppia. C'è il registrato di cassa, posso rubare i soldi? Sì, posso rubare i soldi. 54 dollari, non guadagni un cavolo. Ma... E queste nel frattempo continuano come se niente fosse. Non riesco più ad uscire, mi sono glitchato dietro la scrivania. Arrivederci. Ecco, arriva la polizia. Perché ho rubato dalla cosa. Dal registratore di cassa. Scusa. In realtà l'ho fatto apposta. Ok, andiamo da Manny. Da Manny dell'era glaciale. Hai visto questa qua come l'infomane qua ha cercato di ucciderci. Ti ho puntato la pistola. Di solito scappano, oppure ne escono anche una loro di pistola. Invece lei continuava a picchiarmi. Non appena mi sono alzato dalla scrivania ha ricominciato a picchiarmi. Subito. Una violenza assurda. E poi aveva in cassa 54 dollari e basta. Vedi se. E mi sono ribaltato. Giustamente c'è la polizia, ovviamente. Hello? Where are you going? Hello? Me ne sto andando perché non voglio stare arrestato. Fermi! Fermi, bravo, scendi. Bravissimo. Tu con la barba castana e i capelli biondi. Ti sei tinto la barba o ti sei tinto i capelli? Ti sei tinto il cervello? Chi è questo qua dietro? Scendi! Perché non scendi? Urla, però non scendi. Ma era aperto lo sportello, perché non sei sceso? Non ti ho chiuso dentro. Vabbè, vieni con me che ti devo dire. Ah sì. Andiamo da Manny. Devo prendere l'autostrada, devo mettere il cosicchiolo. Ecco, se no non so la strada. Permesso. Permesso. Permesso, permesso. Allora, dobbiamo andare da Manny. Eccoci. E allora, c'è ancora sto scemo qua dietro che non vuole scendere. Noi abbiamo da fare, dobbiamo andare da Manny dell'era glaciale, Manny scuola,
Vuoi scendere o no? Oh, finalmente. Ecco, grazie. Chiudi lo sportello. Andiamo da Manny in scuola. Ok, ragazzi. E andiamo. Chi è? Ah, Michelle. Ok. Yes, I'd enjoy that. I'll be there in an hour. Dietro fronte. Scusate, mi ha chiamato l'amorosa. Ah, è morto. È morto così. L'ho colpito a 2 km/h. Niente, Manny, mi dispiace, ma devo andare dalla fidanzata. Appena esco all'autostrada a destra, c'è bisogno di mettere il pallino. Però una volta mi ha chiamato lei. Ragazzi, quando la fidanzata vi usciamo, non rifiutate mai, perché è un evento più unico che raro. Di solito sono i ragazzi che dicono, amore, usciamo. Sì, aspetta che mi faccio i capelli, le unghie, mi trucco. E poi nel frattempo sono passate 10 ore. E poi siete là ancora che aspettate. Quindi, vi chiedo a una ragazza di uscire, vuol dire che arriverà puntuale. Perché quando glielo dite voi, guarda che vengo alle 5. E la mia fidanzata lo sa, amore. Tu lo sai, che quando dico quando vengo alle 5, tu non sei mai pronta. E poi ti lamenti, ah, sei arrivato prima. Certo, perché so che tu non sei pronta. Amore, dai. Metti, guarda il video, lascia un mi piace se ci sei. Andiamo da Michelle, solo perché me l'ha chiesto lei. E poi guarda che sono galantuomo, le ho pure staccato lo sportello, così sale direttamente. Hai visto? Tutti così, tutti come me dovrebbero essere gli uomini. Anche lei però non si cambia mai. Guarda che sono galantuomo, ti ho tolto pure lo sportello, così sali direttamente. Hai visto? Nice to see you. Come on, let's go. Dalla serie, lei fa la parte di Giacomino. Cioè, ma non c'è una portiera in questa macchina. Te l'ha pranciulata ieri sera, cosa ne so io? Sì, sono gli stessi occhiali. Li avevo lasciati a casa, è per quello che non li trovavo. Non è che si erano rotti, li ho lasciati a casa come un cretino. Allora, dove andiamo? Ho detto che al bowling non vado, ve l'ho già detto perché... Infatti io sono un gangster. Andiamo a bere. Al bar del dove c'era traffico. Che bella sta scivolata. Andiamo a bere. Sbronziamoci, dai, così zughi meglio. Vediamo se ti zughi pure il cocktail. Che fa? Si ferma davanti alla porta. Dobbiamo entrare. Vediamo, eccolo là, hai visto? Ah no, lei è tranquilla. E com'è che sono tutto sbronzo? E lei invece è tranquilla. Sono tutto ubriaco, cado per terra. E lei sta benissimo. Riporta Michelle a casa. Non riesco a ricordare. Oh, non riesco a guidare, va tutto storto. Che vuoi, guida tu. Non riesco a guidare, va, gira da solo il volante. Lo so che non è divertente. Sono ubriaco. Il bello è che lei non si è ubriacata. È incredibile. Ci sa fare. Inizia per mettere la cappa o manco un grattacielo di vodka. Vabbè qua. Se ci provo non ci riesco a fare il giro della morte. Aia. Poi esplode la macchina. Non so se riusciamo ad arrivare a casa sani e salvi. Salvi non lo so, almeno sani. Che cos'è la spazzatura? Cosa abbiamo fatto? Sì. You going to invite me in? Sure. I like you. Andiamoci bene. But let's be careful, make sure no one gets burned. Non vuoi bruciarti? Hey, listen. I respect you. Sì, però io non rispetto la macchina. Oh, attenzione, da un signora! Tamponamento! Ma che fa? È modo di guidare questo. Io non voglio bruciarmi, ha detto lei. Vediamo. Non si vuole bruciare. Vediamo un po'. Please, more. Ecco. Tell me more. Tell me more. Tell me more. Tell me more. Tell me interesting things. Ancora queste cose interessanti. Tell me more. Tell me more. Nani nani nani. Tell me more. Tell me. Basta. Guardatevelo. Film Grease. Se non l'avete visto, vi cancello dal canale. Vergognatevi se non l'avete visto. Allora, ragazzi. Andiamo da Manny adesso. Ha detto non voglio bruciarmi. Mizza, se questo è non vuole bruciarsi, se si voleva bruciare cosa faceva? In più di quello che ha fatto. Ah, eccolo là. E chiama il rompiscatole. Sempre lui. Hey,
che c'è? Let us go drinking. No, mi sono appena ubriacato. But I must keep my senses sharp at the moment. Okay, infatti, anche perché mi sono appena ubriacato. E non riesco a parlare, guarda, poi mi sono ubriacato anch'io, mi va in non riesco più a parlare, ragazzi. Mi sono appena ubriacato. Questo è incredibile, questo uomo. Questo Roman Bellic sa sempre quando telefonarmi. Ah, ho capito perché. È ovvio, il telefono me l'ha dato lui. Chissà quale GPS strano gli ha messo dentro, che mi guarda, mi intercetta, mi guarda attraverso la videocamera e sa quello che faccio. E lui mi chiama nel momento meno opportuno, sempre, lo fa apposta. Mamma mia, incredibile questo uomo. Uomo, insomma, una checca. Un grattachecca fighetto uomo. Guarda qua che derapata. Allora, dobbiamo andare da Mammy. Al solito non voglio pagare il pedaggio. Vediamo se ci riesco stavolta. Ho la macchina più grossa, dove riuscirci. Niente, come non detto. Basta, è proprio una questione di principio. Non voglio pagare il pedaggio, è una questione di principio. Dovete sbattere un po' qua, che sennò non passa. Ecco, vedi? No, niente, passa lo stesso. Mi sono imbloccato. Ah, accidenti. Mi è venuta un'idea geniale. Idea geniale, ragazzi. Per non pagare il pedaggio, un'altra soluzione. Guardate. Vai, vai, vai. No, 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 tranquillo, tranquillo. Vai, vai, vai. Ho trovato un'altra idea per non pagare il pedaggio. No. Vai, 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 no, tranquillo. Vai. Vai, vai. Passa. Mannaggia. Che devi fare? Magari il pedaggio no. Oh. Drive safely. Guida, guida piano. Gli ha detto praticamente. Guida con cautela. Ahia, yeah, infatti. Appunto. Questo è drive safely. Guida con cautela. Scendi proprio. E io ti rubo la macchina con cautela. Ok, non mi è riuscito per l'ennesima volta di non pagare il pedaggio. Sarà la ventesima macchina che gli rimane incastrata lì. Comunque, ragazzi, andiamo da Manny. Andiamo da Manny, ragazzi. Scusa. È morta la signora. Ah, non si è fatta niente. Bravo. Scusa. Questa si è fatta male, questa signora. Questa l'ha sentita. La botta l'ha sentita. C'è la mia macchina. Non toccatela, perché se no vi faccio lo stesso grafico che trovo sulla macchina e lo faccio sulla vostra faccia. Andiamo da Manny, ragazzi. Poi direi, dopo questa missione, penso che ci fermeremo. Io entro dentro casa con la macchina. Per esempio, Street Sweeper. Okay, guys, I just want to get one more shot, okay. Please. This is going to look great right over here. Well, officer, please, well, I need you this way. Thank you. Tight up, Manny. I need you guys tight. It's going to be great. Okay, thank you. A little closer, a little closer. Thank you so much. Cool. Wonderful, wonderful, beautiful. Now, we are going to be da-da-da-da-da. Yeah, all I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey, man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man, word, give it up. Hey, Officer McCree, this is Nico right here. This is my man, Nico. Oh, eccolo, ancora questa telecamera. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Sono un turista. I gotta go. All right. Chi è questo? You're doing what you're doing. Well, thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat. To sì. Start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where sì. I'm from, out here, man, police is a dirty word. Tra l'altro quello man, assomiglia a quello lì che faceva le multe al barista. Yo, man, I was just getting my flow on, man. I ain't rap for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. Sì, whatever, man, fucking... punk. Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, sì. Yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and Mr. I will. McCready. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes, you know what I mean? Allora, sì, va bene. Via Windmill Street.
Quello si chiama McCreary. Quello lì. Oi, inizia, i riflessi. Vai, devo andare a questo indirizzo. Scusa, palo. Andiamo ragazzi, a questo indirizzo, che è qui. E fuori membri della gang. Oh. Loro sono ignari di quello che gli sta per accadere. Ok ragazzi, ho trovato un riparo qui dietro. Uccidiamoli tutti. Fermi! Oh, che riflessi. Ho detto non lasciateli scappare, stanno fuggendo in macchina. Non me li sono fatti sfuggire, li ho uccisi. Ragazzi, sono un vero gangster. Chi è? La polizia. Ah, lasciatemi stare, sparate ai delinquenti, non a me. Sparano a me. Sparate ai delinquenti, non a me. Questo l'ho seccato appena cercando di scappare. Stanno scappando, non farteli scappare. No. Cioè, stanno fuggendo. Non farteli scappare. E io ho eseguito. 3 stelle, ce l'hanno con me ovviamente. Io direi quasi quasi di aspettare che si scagnino fra di loro. Direi. Dai, si stanno ammazzando fra di loro. Lasciamo che si ammazzino fra di loro. Tanto la polizia non c'è, non può colpirmi. Perché sono laggiù lontani. Anzi, metto qua dietro se ci siamo. Dietro il cassonetto. Dietro il cassonetto. Sto pazzatura qua. Ok. Lasciamo che si scannino. Questo è uscito, anzi lo. Aiutiamo i delinquenti, vado, ammazzo un po' di poliziotti, ci siamo. Ah, ma così mi aumentano le stelle, non conviene. Allora, quello è morto. È rimasto solo questo con la maglietta rossa. Ancora è vivo. Allora. Che dobbiamo fare? Ah, mi sono scocciato, sì. Non era morto già. Ok, ci possiamo andare. E li prego pure la macchina. La polizia continua a spararmi. Il problema è liberarsi la polizia ora. Giustamente, gli altri mi mandano a fare il lavoro sporco. E poi la polizia me la becco sempre io. I got rid of your street problem. Now help me out with my financial one. Yeah, so business with you, kid. Sì. That's okay. Mi servono soldi. I'll call you when I get more work. Stay safe. Stay real. Dammi bene. Questa macchina non cammina bene. Credo che abbia qualche ruota bucata. Forse la posteriore sinistra. Ci stanno sparando. Sì, ci hanno bucato la ruota adesso, i poliziotti. Proprio la posteriore sinistra. Era proprio quella. Oh! Vabbè ragazzi, ci fermiamo qui, anche perché sennò ci maciullano. Aiuto! 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 Oh, non è che mi hanno investito la macchina, che poi scompare. No, fammi vedere. Ah no, ok, è parcheggiata lì, aia. Lasciatemi stare! Ok ragazzi, devo fermarci qui con questa 6ª puntata. Ci fermiamo qui. È stato un piacere, un saluto dal posto di Van Marshall. Ciao!